Il problema vaccinale per i pazienti oncologici è stato affrontato nei primi mesi del 2021 sulla base di indicazioni che sono venute anche dalle più importanti società scientifiche nel campo dell'oncologia. Ed in particolare noi abbiamo fatto riferimento alle indicazioni dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica che ha raccomandato la vaccinazione nei nostri pazienti. Abbiamo quindi selezionato inizialmente i pazienti in trattamento oncologico, i pazienti di nuova diagnosi, e abbiamo comunicato questi nominativi al Dipartimento di Prevenzione, che ha provveduto anche con il nostro aiuto ad eseguire poi materialmente le vaccinazioni. È importante che i pazienti oncologici eseguano le vaccinazioni anti-Covid perché sono pazienti che possono avere un sistema infiammatorio attivato e possono avere anche un certo grado di immunodeficienza. Queste due situazioni li predispongono in maniera particolare alle complicanze di una possibile infezione da Covid. Noi come oncologi abbiamo ovviamente fornito ai nostri pazienti la nostra assistenza, la nostra consulenza anche specifica, ove ci fossero dei dubbi, delle domande, delle perplessità. Ecco, devo dire che abbiamo avuto dalla maggior parte delle persone la massima disponibilità, anzi il desiderio di poter usufruire di questo strumento di prevenzione che è la vaccinazione. Per quanto riguarda la necessità della terza dose, questa si è resa evidente da alcuni dati che hanno dimostrato come l'immunità dopo le prime due dosi possa non essere ottimale, soprattutto in quelle persone che hanno un sistema immunitario non perfettamente funzionante. Ed è il caso dei pazienti oncologici, perché il tumore è una malattia che genera nell'organismo un forte stato infiammatorio e uno stato anche di immunodeficienza di base. Questo indipendentemente dai trattamenti oncologici, che invece servono a controllare la malattia e hanno anche per certi aspetti un potere antibiotico in molti casi. Quindi la necessità dell'esecuzione della terza dose è importante nei pazienti oncologici in quanto portatori di una forma tumorale, a maggior ragione se in trattamento, perché questo significa che la loro malattia ha bisogno di essere tenuta sotto controllo. Parliamo della terza dose di vaccino anti-Covid nei pazienti immunodepressi e quindi nel nostro caso con terapia dialitica, insufficienza renale cronica e in trapianto renale. Questi soggetti, per la loro condizione di patologia cronica, hanno un sistema immunitario meno efficiente e pertanto la terza dose permette di migliorare questa loro difesa immunitaria ed avere più garanzie contro la malattia di Covid. Ci stiamo muovendo in questa modalità, i trapiantati e i pazienti in dialisi peritoneale, in collaborazione con il servizio di igiene e prevenzione, verranno contattati e calendarizzati per eseguire il vaccino anti-Covid, la terza dose di vaccino anti-Covid, mentre i pazienti emodializzati hanno già eseguito tutti quanti la terza dose ed è stata somministrata direttamente in dialisi. Rinnovo l'auspicio a tutti i pazienti ancora con malattia renale cronica e ancora non hanno eseguito la terza dose di vaccino a sottoporsi alla terza dose con tranquillità. Posso dire che tutti i pazienti che hanno eseguito il ciclo vaccinale primario, quindi con le due dosi precedenti, nessuno ha avuto reazioni avverse, quindi possiamo dire che c'è la massima sicurezza e questa terza dose darà ancora più sicurezza anche contro la variante Delta. Continuano ad essere importanti
le norme di attenzione e di prevenzione che tutti conosciamo. A queste, per fortuna, abbiamo potuto aggiungere, a partire dall'inizio di quest'anno, dal dicembre dell'anno scorso, un'arma potentissima. Si è rivelata così e ha cambiato radicalmente la realtà nei nostri ospedali e all'esterno. Il vaccino. Il vaccino è una invenzione che ha centinaia d'anni e che ha avuto una progressione perfetta correlata a quelle che sono le conoscenze attuali. Abbiamo potuto disporre di una terapia capace, in profilassi, di eradicare la malattia Covid-19 legata al virus SARS-CoV-2 che tanti problemi, tanti lutti ci ha dato. Ecco perché tutti ci siamo vaccinati, tutti ci vaccineremo e tutti potremo godere di una ripresa più rapida ad una normalità, ma soprattutto ad una disponibilità di azione ospedaliera anche per chi non ha il Covid, ma per tutte le persone che, non avendo il Covid, hanno necessità di accedere all'ospedale per altre malattie che in questo periodo forse abbiamo dovuto trascurare. Il ciclo vaccinale è un ciclo chiaro, c'è una fase di induzione con una prima dose, una seconda dose a distanza di qualche settimana l'una dall'altro, varia a seconda del tipo di vaccino utilizzato, e da poco siamo stati autorizzati a somministrare una terza dose vaccinale entro i 6 mesi dalla seconda e eventualmente successivamente la terza dose, che non chiamiamo più terza dose vaccinale ma chiamiamo dose booster o richiamo, come ci è noto, oltre i 6 mesi dalla seconda. Perché abbiamo scelto, è stata scelta questa strategia? Perché ci sono delle evidenze indubbie di come le persone che hanno avuto 3 dosi si difendono molto meglio rispetto a chi ne ha avute 2 sole. E qui l'esperienza principale viene da Israele e da altri stati dove abbiamo potuto vedere, e ci sono dati pubblicati e sicuri, che l'avvio e la vaccinazione con terza dose ha abbattuto una ripresa della malattia dopo le 2 dosi, verosimilmente condizionata, oltre a una ridotta efficacia del vaccino, alla ridotta attenzione, cioè sono stati nei quali la vita è ritornata completamente normale alla seconda dose, ma la completa normalità, quindi non uso di mascherine, i contatti frequenti, e queste attenzioni sono cadute, hanno aperto nuovamente la strada al virus. Il vaccino è attivo verso tutte le varianti, è una protezione che è legata alla costruzione da parte nostra di una difesa che è legata al sistema immunitario, una difesa completa che è sia legata agli anticorpi e una difesa ancora importante integrata cellulare che consente a distanza di mesi di riattivare titolo, la presenza degli anticorpi direttamente con grande velocità. Ecco quindi che si è deciso di intervenire immediatamente dove? Sulle persone che ne hanno più necessità, sicuramente l'area di quelli che noi chiamiamo soggetti o pazienti o persone vulnerabili, e ritorniamo alla necessità di somministrare al personale sanitario direttamente legato alla lotta alla malattia ed esposto, quindi le persone che hanno problematiche reumatologiche, problematiche immunologiche, che hanno avuto dei trapianti di organo, che sono seguiti per problemi neoplastici, che sono seguiti per problemi di dialisi o che hanno malattie respiratorie importanti, avranno e hanno come offerta la terza dose. E quindi la terza dose ha l'obiettivo di richiamare il loro sistema di difesa, lo ripreparano, lo rendono nuovamente attivo per prossimi accessi. Per adesso la nostra offerta è stata ampia, abbiamo richiamato tutte le persone che avevamo vaccinato con 2 dosi e abbiamo avuto un'amplissima adesione.